La parola quotidiana di Dio. Ogni fase dell'opera realizzata da Dio ha un proprio significato pratico. A quel tempo, quando Gesù venne, era un maschio, ma questa volta è una femmina. Da ciò puoi notare che Dio ha creato sia il maschio che la femmina a motivo della sua opera e che per lui non c'è distinzione di genere. Quando il suo spirito viene, può assumere qualsiasi forma della carne egli voglia e quella carne può rappresentarlo. Sia maschio o femmina, può rappresentare Dio purché sia la sua incarnazione. Se Gesù alla sua venuta fosse apparso in una forma femminile, in altre parole, se una bambina e non un bambino fosse stato concepito dallo Spirito Santo, quella fase dell'opera sarebbe stata comunque completata. Se fosse stato così, la fase attuale dell'opera sarebbe stata invece completata da un maschio, ma l'opera sarebbe stata non di meno completata. L'opera realizzata in ciascuna delle due fasi è egualmente significativa. Nessuna delle due viene ripetuta, né è in conflitto con l'altra. Nel compiere la sua opera all'epoca, Gesù fu chiamato il figlio unigenito e figlio implica il genere maschile. Allora perché il figlio unigenito non è menzionato in questa fase? Perché le necessità dell'opera hanno richiesto un cambiamento di genere rispetto a quello di Gesù. Con Dio non c'è distinzione di genere. Egli svolge la sua opera come desidera e nel compierla non è soggetto ad alcuna limitazione, anzi è segnatamente libero. Tuttavia ogni fase dell'opera ha un proprio significato pratico. Dio si è incarnato due volte ed è ovvio che la sua incarnazione negli ultimi giorni ha luogo per l'ultima volta. Egli è giunto per rivelare tutte le sue azioni. Se in questa fase non si facesse carne al fine di compiere personalmente la sua opera affinché l'uomo ne renda testimonianza, l'uomo rimarrebbe per sempre ancorato alla nozione che Dio è soltanto maschio, non femmina. Prima di questo, tutta l'umanità credeva che Dio potesse essere soltanto maschio e che una femmina non potesse chiamarsi Dio, perché l'intera umanità riteneva che l'uomo avesse autorità sulla donna. Pensava che nessuna donna potesse assumere l'autorità, ma solo l'uomo. Inoltre, arrivava al punto di affermare che l'uomo fosse il capo della donna e che quest'ultima dovesse obbedire all'uomo e non potesse superarlo. In passato, quando è stato affermato che l'uomo era a capo della donna, si alludeva ad Adamo ed Eva, che erano stati ingannati dal serpente, e non all'uomo e alla donna come erano stati creati da Yahweh in origine. Naturalmente, una donna deve obbedire e amare suo marito, proprio come un marito deve imparare a mantenere la famiglia. Queste sono le leggi e i decreti stabiliti da Yahweh ai quali l'umanità deve attenersi nella vita sulla terra. Yahweh ha detto alla donna: «I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Egli parlò in tal modo al solo scopo che l'umanità, cioè sia l'uomo che la donna, potesse condurre un'esistenza normale sotto il dominio di Yahweh e solo affinché la vita umana potesse avere una struttura e mantenere un giusto ordine. Di conseguenza, Yahweh stabilì regole precise su come l'uomo e la donna dovessero comportarsi, ma questo fu soltanto riguardo a tutti gli esseri creati che vivono sulla terra e non aveva alcuna relazione con l'incarnazione di Dio. Come poteva Dio essere uguale alla sua creazione? Le sue parole erano rivolte unicamente all'umanità della sua creazione. Fu per consentire al genere umano di vivere un'esistenza normale che egli stabilì regole per l'uomo e per la donna. All'inizio, quando Yahweh aveva creato l'umanità, ha fatto due tipi di essere umano, sia il maschio che la femmina. Pertanto, anche il suo corpo incarnato è stato differenziato in maschile o femminile. Egli non ha stabilito la sua opera basandosi sulle parole rivolte ad Adamo ed Eva. Le due volte che Dio si è incarnato,
sono state determinate interamente in conformità con il suo pensiero al tempo in cui ha creato il genere umano. Cioè ha completato l'opera delle sue due incarnazioni avendo come riferimento il maschio e la femmina prima che fossero corrotti. Se l'umanità prendesse le parole rivolte da Yahweh ad Adamo ed Eva, che erano stati ingannati dal serpente, e le applicasse all'opera dell'incarnazione di Dio, Gesù non dovrebbe anch'egli amare sua moglie come previsto? In questo modo, Dio sarebbe ancora Dio. Stando così le cose, sarebbe ancora in grado di completare la sua opera? Se per il corpo di Dio incarnato fosse sbagliato essere femminile, non sarebbe stato un errore di enormi proporzioni che Dio avesse creato anche la donna? Se l'uomo crede ancora che sarebbe sbagliato per Dio incarnarsi come femmina, allora Gesù, che non si è sposato e quindi non ha potuto amare sua moglie, non sarebbe altrettanto in errore quanto l'attuale incarnazione? Poiché usi le parole che Yahweh ha rivolto a Eva per valutare la verità dell'odierna incarnazione di Dio, allora devi usare le parole che Yahweh ha rivolto ad Adamo per giudicare il Signore Gesù che si è fatto carne nell'età della grazia. Queste due domande non hanno lo stesso significato? Dato che giudichi il Signore Gesù riferendoti al maschio che non era stato ingannato dal serpente, non puoi giudicare la verità dell'incarnazione odierna riferendoti alla femmina che era stata ingannata dal serpente. Non è giusto. Se ti formassi un'opinione simile, questo proverebbe che hai perso il lume della ragione. Quando Yahweh si è incarnato per due volte, il genere della sua carne faceva riferimento al maschio e alla femmina che non erano stati ingannati dal serpente. È stato in conformità con il maschio e la femmina che non erano stati ingannati dal serpente che egli si è fatto per due volte carne. Non pensare che la mascolinità di Gesù fosse la stessa di Adamo che è stato ingannato dal serpente. Non c'è alcuna relazione tra i due e sono due maschi di diversa natura. Di certo non può essere che la mascolinità di Gesù dimostri che egli è solo il capo di tutte le donne, ma non di tutti gli uomini? Egli non è il re di tutti gli ebrei, sia uomini che donne? Egli è Dio stesso, il capo non solo della donna, ma anche dell'uomo. È il Signore di tutto il creato, il capo di tutte le creature. Come potresti considerare la mascolinità di Gesù come simbolo del capo della donna? Non sarebbe una bestemmia? Gesù è un maschio che non è stato corrotto. È Dio, è Cristo, è il Signore. Come avrebbe potuto essere un maschio simile ad Adamo che era stato corrotto? Gesù è la carne di cui si è vestito il Santissimo Spirito di Dio. Come potresti affermare che egli è un Dio che possiede la mascolinità di Adamo? In tal caso, l'opera di Dio non sarebbe stata tutta sbagliata. Yahweh sarebbe stato in grado di ascrivere a Gesù la mascolinità di Adamo che era stato ingannato. L'incarnazione odierna non è un altro esempio dell'opera di Dio incarnato, diversa da Gesù nel genere, ma uguale a Lui nella natura? Osi ancora dire che Dio incarnato non potrebbe essere femmina, poiché la donna fu la prima a essere ingannata dal serpente? Osi dire anche che, visto che la donna è la più impura ed è la fonte della corruzione dell'umanità, Dio non potrebbe affatto incarnarsi in un corpo femminile? Osi insistere nel dire che la donna deve obbedire sempre all'uomo e non potrà mai manifestare o rappresentare direttamente Dio? Non lo hai capito in passato, ma puoi ora continuare a bestemmiare l'opera di Dio, in particolare Dio incarnato? Se non sei in grado di capire questo con assoluta chiarezza, è meglio che tieni a freno la lingua per evitare che la tua stoltezza e la tua ignoranza siano rivelate e la tua turpitudine messa a nudo. Non pensare di capire tutto. Ti dico che tutto ciò che hai visto e provato ti è insufficiente per comprendere anche solo la millesima parte del mio piano di gestione. Allora perché ti comporti in modo così altezzoso? Quel poco di talento e di conoscenza che hai
sono insufficienti perché Gesù li usi anche solo per un secondo della sua opera. Quanta esperienza hai realmente? Quello che hai visto e tutto ciò che hai sentito nel corso della tua vita e quello che hai immaginato è inferiore all'opera che io compio in un attimo. Faresti meglio a non cercare il pelo nell'uovo e a non avere da ridire. Per quanto tu possa essere arrogante, sei solo una creatura più insignificante di una formica. Tutto quel che contiene la tua pancia è inferiore a ciò che una formica porta nella sua. Non credere solo perché hai acquisito molta esperienza e sei diventato anziano che questo ti autorizzi a parlare e gesticolare con presunzione smodata. La tua esperienza e la tua anzianità non sono un prodotto delle parole che ho pronunciato. Credi di averle ottenute con il tuo lavoro e la tua fatica? Oggi vedi che mi sono fatto carne e solo per questo motivo sei pieno di così preziosi concetti dai quali hai racimolato innumerevoli nozioni. Se non fosse per la mia incarnazione, anche se possedessi talenti straordinari, non avresti così tanti concetti. E non è da questi che provengono le tue nozioni? Se Gesù non si fosse incarnato quella prima volta, saresti mai venuto a conoscenza dell'incarnazione? Non è per via della tua conoscenza della prima incarnazione che hai l'impudenza di provare a giudicare la seconda? Perché ne fai oggetto di studio anziché essere un seguace obbediente? Una volta che sei entrato in questo flusso e ti trovi di fronte a Dio incarnato, egli ti permetterebbe di farne uno studio? Va bene studiare la storia della propria famiglia, ma se provi a studiare la storia della famiglia di Dio, il Dio di oggi ti permetterebbe di condurre uno studio del genere? Non sei cieco? Non stai attirando disprezzo su di te?